Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. In questo nuovo video vedremo altre domande di diritto amministrativo per concorsi da pubblica amministrazione, in particolar modo per il concorso 1858 posti INPS. Ai sensi dell'articolo 55 bis, comma 1 del decreto legislativo 165 2001, alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita risposta dal contratto collettivo. Ai sensi dell'articolo 58 DPR 445/2000, l'accesso al sistema di gestione informatica dei documenti da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione è disciplinato dai criteri di abilitazione stabiliti e esposti dal responsabile della tenuta del servizio. Ai sensi dell'articolo 58, quarto comma, del codice di materia di protezione dei dati personali, come sono disciplinate le misure attuative del presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di difesa e di sicurezza nazionale da parte delle Forze Armate, la risposta è con uno o più regolamenti adottati con un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 104/2010, in sede giurisdizionale il Consiglio di Stato decide con intervento di risposta 5 magistrati. Ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 300/1999, le agenzie fiscali risposte hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Ai sensi dell'articolo 61, primo comma, del codice di materia di protezione dei dati personali, quale soggetto promuove l'adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici? Risposta il Garante per la protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 63,1 decreto legislativo numero 165 del 2001, sono devolute al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro esposta a tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a eccezione di quelle in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché escluse le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 dello stesso decreto. Ai sensi dell'articolo 64, primo comma, del decreto legislativo 163/2003, si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione alla disciplina sui dati personali in materia di risposta cittadinanza, immigrazione, asilo, condizioni dello straniero e del profugo sullo stato di rifugiato. Ai sensi dell'articolo 64, secondo comma, lettera A, del decreto legislativo 193/2003, si considerano di rilevante interesse pubblico il trattamento dei dati sensibili giudiziari indispensabili, risposta al rilascio, al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari per gli stranieri. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 141/1990, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri di valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale esposto deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziali. Ai sensi dell'articolo 7 DPR 1199 del 1971, il ricorso in opposizione presentato, la risposta è allo stesso organo che ha emanato l'atto. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 33/2013, successive modificazioni, i documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito all'accesso civico, sono pubblicati in formato tipo risposta aperto. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 33/2013, le successive modificazioni, i documenti, le informazioni, i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria resi disponibili anche a seguito
dell'accesso al civico sono riutilizzabili, la risposta è sì, sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse all'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 104 del 2010, in quale tipologia si articola la giurisdizione del giudice amministrativo? La risposta è in giurisdizione generale di legittimità di merito ed esclusiva. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 33-2013 e successivi modificazioni, i documenti, informazioni e dati di cui è obbligatoria la pubblicazione sono in formato esposto di tipo aperto e sono riutilizzabili. Ai sensi dell'articolo 75,1 bis DPR numero 445-2000, la dichiarazione mentace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati ed il divieto di accesso a contributi finanziari ed agevolati per un periodo all'esposto di 2 anni che decorrono da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Ai sensi dell'articolo 75, primo comma, DPR 445 del 2000, cosa succede se dai controlli emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione? La risposta è il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 33-2013, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione per il periodo di esposta a 5 anni, comunque finché producono loro effetti, fatti salvi diversi termini specificamente previsti dalla normativa. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 241-1990, come modificata dalla legge numero 15-2005, nella comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblica amministrazione deve indicare l'amministrazione competente, risposta sì sempre. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 241-1990, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo deve indicare la risposta dell'ufficio alla persona responsabile del procedimento. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 241-1990, nella comunicazione dell'avvio del procedimento devono essere indicati tra gli altri la risposta dell'amministrazione competente. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 241-90, in che modo la pubblica amministrazione provvede a informare dell'avvio del procedimento? La risposta è mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il numero dei destinatari. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 241-90, nella comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblica amministrazione deve indicare la risposta e, tra l'altro, l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 488, in caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta risposta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più vicepresidenti, al Vicepresidente più anziano secondo l'età. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 bis del decreto legislativo 33-2013 e successive modificazioni, quale autorità determina i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni? Risposta: l'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 84, nono comma, del decreto legislativo 50-2016, al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle società, organismi e attestazione, la risposta è l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio del numero di controlli campioni da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate alle medesime società. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 241-1990, i titolari di interessi diffusi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire nel procedimento esposta a sé costituiti in comitati o associazioni. Ai sensi dell'articolo 9 della legge 241 del 1990,
I titolari di interessi diffusi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire nel procedimento esposto a sé costituiti in comitati o associazioni. Ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 50 del 2016 e successive modificazioni, la garanzia per la partecipazione alla procedura deve prevedere espressamente la rinuncia a beneficio della preventiva esecuzione del debitore principale esposta essi sempre. Ai sensi dell'articolo 93,1 del decreto legislativo 50 del 2016 le successive modificazioni, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata garanzia provvisoria pari all'esposta 2% del prezzo base indicato nel bando nell'invito sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente. Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001, decorsi i 90 giorni dal voto sulla fiducia al governo cessano, esposta agli incarichi di funzione dirigenziale previsti dal comma 3 del medesimo articolo. Ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 163 2001, in ogni amministrazione dello Stato l'esposta è istituito il ruolo dei dirigenti che si articola nella prima e nella seconda fascia. Ai sensi dell'articolo 25 della legge 241-1990, l'esame dei documenti d'esposta è gratuito, ma il rilascio di copie è subordinato all'imposta del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché di riti di ricerca e di visura. Ai sensi dell'articolo 25,1 della legge 196-2009 e successive modificazioni, le entrate dello Stato sono ripartite in esposte tipologie ai fini dell'approvazione parlamentare dell'accertamento dei cespiti. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 33-2013, l'Istituto dell'Accesso Civico consente di richiedere documenti, informazioni e dati delle pubbliche amministrazioni nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione esposta a chiunque senza limiti di legittimazione soggettiva. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 33-2013, per proporre un'istanza di accesso civico, quale tipo di legittimazione attiva deve avere il richiedente? Risposta è non deve essere titolare di alcun tipo di interesse. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 165 del 2001, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza, l'esposta non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Ai sensi dell'articolo 52,4 del decreto 55 del 2001, il prestatore di lavoro pubblico che sia adibito a mansioni superiori è esposto a diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore per il periodo di effettiva prestazione. Ai sensi dell'articolo 52,5 del decreto legislativo 165 del 2001, nel caso di legittima adibizione del prestatore di lavoro pubblico in mansioni superiori, il dirigente che ha disposto l'assegnazione è disposto a rispondere personalmente del maggior onere conseguente se agito con dolo o colpa grave. Ai sensi di quanto dispone l'articolo 43 del decreto legislativo 196-2003, il trasferimento dei dati personali in un paese non appartenente alla UE è consentito quando alla risposta l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso se si tratta di dati sensibili in forma scritta. A fine di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la Costituzione italiana impone che la risposta alla legge stabilisca norme apposite per l'organizzazione dei pubblici uffici. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale, la risposta possono contenere soltanto i dati sensibili giudiziari consentiti da legge o dal regolamento.
Al vertice del governo, con funzioni e responsabilità di direzione della politica generale, si pone esposto il Presidente del Consiglio dei Ministri. Alla luce del regolamento UE 2016-679, è possibile designare un subresponsabile trattamento da parte di un responsabile esposto a sì per specifiche attività di trattamento nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile primario. Alla luce di quanto disposto dall'articolo 24 della legge numero 241-1990 e successive unificazioni, il procedimento di accesso agli atti amministrativi, le singole pubbliche amministrazioni esposte hanno il potere di individuare categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità non ostensibili. Anche al provvedimento amministrativo è applicabile la categoria degli elementi accidentali, ovvero è possibile opporre al provvedimento clausole accessorie che incidono sugli effetti dell'atto. Costituisce elemento accidentale l'esposto il termine. Anche il provvedimento amministrativo è applicabile la categoria degli elementi accidentali, ovvero è possibile opporre al provvedimento clausole accessorie che incidono sugli effetti dell'atto. Costituisce elemento accidentale l'esposta condizione. Anche il provvedimento amministrativo è applicabile alla categoria degli elementi accidentali. Costituisce elemento accidentale l'esposta riserva. Attraverso la presentazione di ricorso amministrativo, il privato interessato all'esposta può ottenere dall'amministrazione stessa la decisione su una controversia, ovvero il riesame di provvedimenti non conformi alla legge. Avverso alle pronunce del Consiglio di Stato, per quale motivo ha ammesso il ricorso in Cassazione, risposta per i soli motivi inerenti alla sua giurisdizione. La quiescenza, la risposta è il grado di conformazione delle azioni di una persona ai desideri di un'altra. Che cos'è il giudizio di ottemperanza? La risposta è il giudizio teso a ottenere da parte della pubblica amministrazione l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato o esecutive del giudice ordinario e delle sentenze passate in giudicato o esecutive del giudice amministrativo. Che cosa implica il principio della domanda? La risposta è che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. Che cosa sono i testi unici? La risposta è atti normativi finalizzati all'unificazione e al coordinamento di testi normativi diversi tra loro. Che ruolo assegna la Costituzione alla Corte dei Conti in ordine alla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria? La risposta è essa partecipa al controllo nei casi e nelle forme stabilite dalla legge. Chi è un pubblico ufficiale? La risposta è chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Chi adotta il Piano Nazionale Anticorruzione di cui al comma 2 bis, articolo 1, legge numero 190-2012, ha esposto l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Chi individua e pubblica, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale, articolo 60,3 ter. CAD, la risposta è l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale che è individuato e pubblicato dall'AGID. Chi può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni di documentali al fine del procedimento amministrativo, comma 1, lettera B, articolo 6, legge numero 241-1990, il responsabile del procedimento. Chi può proporre delle segnalazioni al garante della privacy? La risposta è chiunque ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 196-2003. Ci sono casi in cui un'amministrazione dello Stato si può definire indiretta? La risposta è sì, quando si avvale di mezzi, organi e attività di altre persone giuridiche. Circa l'ampiezza dei presupposti del potere di revoca, è corretto affermare che la risposta è la
Revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Coerentemente a quanto affermato dal decreto legislativo 33 2013, la trasparenza è intesa come esposta accessibilità totale dei dati, dei documenti delle pubbliche amministrazioni, anche allo scopo di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. Il video di oggi termina qua. Per vedere altri miei video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche.